Allarme, allarmi, allarme, allarmi, gente strana venire in buon paese. Allarme, allarmi, allarme, allarmi, è l'esercito dello Stato piemontese. Allarme, allarmi, allarme, allarmi, oh padre, padre mio, amo scappare. Allarme, allarmi, allarme, allarmi, perché ci vogliono ammazzare. Allarme, grida il figlio al padre, arriva l'esercito piemontese. E il padre risponde: tu scappa, figlio mio, porta la famiglia in libertà. La canzone cantata dal gruppo calabrese Lira Battente narra vicende dolorose del nostro risorgimento, quando gli unificatori sabaudi imposero alle genti meridionali un'alternativa: vivere in ginocchio o morire in piedi. E porta la tua famiglia in libertà. Alla gente del sud rimase due cose: o diventare brigante o diventare emigranti. I briganti erano per lo più contadini che lottavano per non pagare le tasse, erano anche giovani che non volevano fare servizio militare di leva, ma erano anche ex sottufficiali del dissolto esercito borbonico e anche ex galeotti che erano stati liberati da Garibaldi durante la sua salita. In terra di Calabria quella ferita non si è mai rimarginata, né socialmente, le condizioni economiche lo documentano, né nella memoria, i tanti gruppi di musica popolare lo testimoniano. I briganti si nascondevano nelle montagne, di sera scendevano per rubare, per incendiare gli uffici della leva e altre cose, però la sera si riunivano di notte e ballavano la tarantella al ritmo della lira calabrese, della chitarra battente, della pipita, dell'organetto e del tamburello. A questa tarantella potevano ballare anche le donne, che venivano chiamate brigantesse. Il brigantaggio anti-annessionistico incise talmente nella società calabrese che la sua mitologia perdurò anche nel primo Novecento, come accadde con la storia del brigante Giuseppe Musolino, entrato da eroe nella letteratura popolare. Giuseppe era un tranquillo lavoratore di Santo Stefano d'Aspromonte, dove era nato nel 1875, ma poi, a causa di alcuni amici che hanno sporto falsa testimonianza, fu condannato a 21 anni di carcere. Dopo due anni di carcere però riesce a evadere e durante la sua latitanza si vendica, ammazza 7 persone e 11 ne ferisce. Dopo aver soddisfatto la sete di vendetta, cercò di emigrare in Francia attraverso il Piemonte, ma inciampò in un filo spinato e due carabinieri lo poterono prendere. E così ritornò in carcere nel 1905, dove trascorse il resto della sua vita. C'è la storia di un gran brigante, conosciuta in tutti i continenti, era amico di tutta buona gente. Lo capo malandrino da Spromonti, lo capo malandrino di Spromonti. A 20 anni fu Peppi condannato, un delitto chi non aveva commesso. Dentro carcere fu presto portato, voglio vendetta, gridava un tuo processo, voglio vendetta, gridava un tuo processo. Si pensa, sbagliando, che crimini e torti inflitti da italiani su italiani in nome dell'Italia, oltre un secolo fa, siano cose dimenticabili. La memoria, tuttavia, cacciata dai libri di storia ufficiale, trova altre strade e fissa spesso nella musica fatti e sofferenze patite. La tragedia dell'emigrazione meridionale, un prodotto doc del Risorgimento, è così penetrata anche in canzoni molto recenti. La prima migrazione cominciò nei paesi europei più evoluti dal punto di vista industriale, parliamo della Francia, della Svizzera e della Germania, e successivamente nelle lontane Americhe. Di questa triste pagina calabrese si sono occupati tanti cantautori e poeti, anche il grandissimo Mino Reitano, che ha scritto la bellissima Calabria mia, che racconta questa storia. Calabria
Calabria mia, i meglio figli si indiro fora, per fa fortuna caca ti lo vedi, e tu restasti tasti quattro mura. Calabria mia, Calabria mia, siamo malati da muri, siamo malati come si mandolini e si chitarri, ciangi su cori di nostalgia, ciangi pittia, Calabria mia, ciangi su cori di nostalgia e ciangi pittia, Calabria mia.